andamento economico del paese, però questi calcoli si sono rivelati sbagliati, perché i talebani gradualmente nel giro di alcuni anni sono riusciti, diciamo, a riorganizzarsi e hanno sistematicamente sferrato delle offensive contro il governo che loro indicavano come il governo degli amici degli occidentali, cioè degli alleati degli invasori, queste campagne poi sono continuate, i talebani gradualmente hanno conquistato regioni rilevanti, insomma, dell'Afghanistan. Adesso parliamo un attimo dell'arrivo degli italiani. Gli italiani arrivano nel 2003 in Afghanistan, inquadrati all'interno di una missione chiamata in italiano ISAF. ISAF vuol dire forza internazionale, voleva dire di sicurezza e assistenza all'Afghanistan. La missione era iniziata con un mandato dell'ONU, era stata ideata nel 2001, quindi con copertura ONU, però già nel 2003, ma nell'agosto del 2003 avviene la metamorfosi, diciamo, di questa missione, cioè vengono stravolti praticamente gli obiettivi prioritari di questa missione. E l'obiettivo praticamente non è più tanto quello di ricostruire le infrastrutture, di ricostruire la vita politica ed economica del paese, quanto quella di sostenere il governo Karzai contro i talebani. E quindi uno schieramento, in pratica una guerra civile che era scoppiata, e l'appoggio al governo, tra virgolette, legittimo di Karzai, governo che tra l'altro, da quello che ho letto, almeno non ho la conoscenza diretta purtroppo del paese, un governo considerato estremamente corrotto, molto impopolare, e nonostante questo comunque la missione ISAF, dopo che il comando era stato affidato nel 2003 alla NATO, perché dal 2003 appunto passa nelle mani dei generali della NATO, e iniziano le attività praticamente per annientare i talebani. E praticamente ora qui vediamo cosa accade agli italiani, no? Essendo inquadrati in questa missione che ormai era una missione calata all'interno di una guerra civile, iniziano le operazioni coperte, di cui ha parlato il suo saggio Maglio, di reparti speciali italiani. Tra l'altro sono reparti che operano qui a Pisa, vengono al centro militare proprio di Pisa, poi sono i reparti scelti della Folgore, praticamente a distanza a Livorno, ci sono altri paracadutisti di Siena. Iniziano queste operazioni nascoste con i militari italiani che vanno letteralmente a stanare i talebani, non a, diciamo, a fare peacekeeping, a dividere le parti, ma praticamente proprio a individuare e annientare il nemico talebano. Allora, questo tra l'altro avviene proprio con un governo italiano che appare estremamente distratto, no? E sembra che l'articolo 11 sia proprio sparito dalla Costituzione, sembra una cosa del tutto normale. Non voglio andare molto per le lunghe, però vorrei dire che poi c'è un'ulteriore escalation, che poi nel 2012 viene anche utilizzata l'aeronautica militare non solo per pattugliare, ma proprio per sganciare bombe. Quindi la guerra divampa sempre di più, ripeto, con un Parlamento italiano estremamente distratto che vota tutti i sovvenzionamenti praticamente per le spese militari senza molti problemi. Ora vorrei concludere dicendo due cose sui costi umani e anche sul fallimento della missione ISAF, e poi vorrei ricordare che purtroppo la questione afghana è ancora estremamente attuale. Per quanto riguarda i dati, vorrei ricordare che ci sono stati 21.000 civili circa, 3.500 militari della forza ISAF che sono morti e 53 militari italiani. Per quanto riguarda i costi...
Insomma, per quanto riguarda i costi economici, sono grossi, si parla di 1 milione di euro al giorno costa questa missione. Allora, vorrei comunque dire che purtroppo anche il movimento pacifista parla poco di questa guerra. Siamo veramente in guerra, siamo un paese in guerra e sembra che la cosa non sia reale. Anch'io faccio l'appello a una forte mobilitazione unitaria, anch'io penso che queste cose, cioè riuscire a portare a casa insieme i militari, dipenda moltissimo dalla capacità di mobilitare le persone. Bisogna fare controinformazione, bisogna fare delle attività sia nazionali che locali per affrontare questa cosa. Allora,